nostro vissuto quotidiano, in sintonia con la fase non facile che attraversano le persone comuni, la gente. Questo significa un richiamo costante, incessante, alla sobrietà. Questo significa capire che quotidianamente il nostro deve essere il buon esempio di chi ha a cuore più degli altri l'interesse generale della nostra regione. E in alcuni casi, io voglio dirlo serenamente, abbiamo bisogno anche di un'autocritica, di riflettere se qualche volta anche al nostro interno non prevalgano parzialità, individualismi che non aiutano rispetto al conseguimento dell'interesse generale. Dentro una società lucana che cambia, anche qui lo dico in un istante, ma può e deve essere una traccia. Nello stesso anno di inaugurazione dell'anno giudiziario di ieri alcuni elementi venivano portati. A me interessa leggere che cos'è la società lucana oggi. Ho detto nella discussione, lo abbiamo detto più volte con i tanti nostri amici dirigenti del partito, che qui la vera comunicazione è la relazione, che qui le relazioni tra le persone sono state spesso anche antidoto contro il berlusconismo. E io penso che queste relazioni tra le persone, che hanno secondo me anche consentito per certi versi uno sbarramento rispetto alla criminalità organizzata, vadano in qualche modo mutando, e quindi una spia e una capacità di comprendere e di studiare la nostra società va assolutamente mantenuta accesa. Rispondere a queste domande significa per me accelerare il processo di riforma delle nostre istituzioni. Mi fa piacere che si stia aprendo in maniera vera, significativa, in questo inizio di anno, la partita dello Statuto regionale, che io inquadro esattamente dentro questa riflessione. È una partita decisiva che deve stare dentro la lettura di lungo periodo che noi mettiamo in campo per la Basilicata. Questo io penso che sia la riflessione sullo Statuto regionale. E io penso che la stessa ultima discussione che tanto ci ha appassionato sulla governance istituzionale può in questo campo, in questo terreno, trovare un nuovo positivo equilibrio tra centro e periferia, che pure stiamo cercando, così come può evitare in ogni modo un neocentralismo che qualcuno ha visto, io penso sbagliando, ma che deve essere uno dei temi. Come noi portiamo la Basilicata nei prossimi anni dipende anche dalla capacità di costruire un sistema di tenuta istituzionale che funzioni. E da questo punto di vista io penso che quell'esigenza di urbanizzazione, di cui pure abbiamo molte volte parlato, resti una delle chiavi importanti per definire un'accelerazione della modernizzazione della nostra regione. Ancora, rispondere a queste domande significa per me costruire una cornice di pensiero, una cornice di traiettoria di sviluppo per i tanti provvedimenti di cui si discute in queste ore. Io devo riconoscere che molta carne si sta mettendo a fuoco, anche con risultati interessanti. Non dovrò e non potrò oggi riportare una riflessione compiuta su ciascuno delle le questioni di cui pure ci occupiamo, ma lo stiamo facendo con momenti ad hoc, penso al forum sulla sanità e quello sull'agricoltura che abbiamo voluto svolgere negli ultimi giorni dell'anno passato. Eppure io ritengo che noi abbiamo questa necessità, cioè inserire la nostra riflessione su sanità, agricoltura, su riforme importanti come quelle delle attività produttive, ambiente, rifiuti, dentro un pensiero, una cornice lunga, per non dare mai il senso che c'è un'emergenzialità e per non dare mai il senso che c'è una sconnessione tra un progetto e l'altro. Lo dirò con qualche parola. Io vedo che nel mondo della sanità abbiamo scoperto un criterio interessante, quello della compossibilità, che vale, io penso, anche oltre la sanità, cioè quello sforzo di puntare a qualità dei servizi dentro un quadro di nuova efficienza e di costante riduzione della spesa. Ancora, formazione e cultura. Io penso che l'obiettivo su questo terreno che noi dobbiamo mettere in campo è immaginare come l'investimento nella formazione, nella cultura, nella scuola, nell'università sia sempre meno percepito come semplice misura anticiclica e come misura di tipo
tipo assistenziale, di ammortizzazione sociale, è sempre più come funzione di investimento per lo sviluppo. Dentro quest'ottica io penso che dobbiamo leggere i prossimi provvedimenti che mettiamo in campo, così come dentro quest'ottica dovremo dare corso alla nuova legge sulla cultura e anche rafforzare ancora, continuare a investire, come pure stiamo facendo in maniera significativa, su scuola e università. Io sono convinto che il tratto più positivo della nostra finanziaria regionale, l'elemento più caratterizzante, ciò che ha segnato anche la distanza enorme tra le scelte del governo nazionale e le nostre, sia stato proprio questo investimento vero sulla nostra università. E ancora l'agricoltura, che noi dobbiamo adeguare alla sfida dei nuovi mercati, ed è esattamente dentro la lettura di questa sfida dell'adeguamento ai nuovi mercati che dobbiamo leggere il riordino della governance regionale. E ancora la difesa e l'investimento nelle nostre attività produttive, provare ad attrarre nuovi investimenti e a difendere quelli che già ci sono. Dentro questo contesto io penso che la nostra riflessione non può, almeno per un istante, parlare di Melfi, di quello che Melfi significa, di un dibattito nazionale fortissimo che si è sviluppato nelle ultime giornate. Io ho avuto modo già in qualche occasione di portare il mio parere, un parere chiaro di chi pensa che la sfida della produttività del lavoro sia una sfida vera, che non possiamo permetterci di snobbare, ma che proprio quella sfida si può vincere dentro una nuova stagione di dialogo, non con le prove muscolari, non con le contrapposizioni. Ho avuto modo di dire con chiarezza che il referendum di per sé, il sì contro il no, finisce in maniera evidente, come purtroppo è accaduto, di portare questo dibattito che avrebbe bisogno di tanta politica dentro tifoserie che invece di politica ne hanno molto molto poco. E io penso che noi nel nostro piccolo dobbiamo saper fare esattamente dentro questo orizzonte la nostra parte, provare a conciliare. Certo, c'è un governo nazionale assente che discute solo di gossip, però ci sarebbe bisogno oggi più che mai di uno spazio politico enorme per forze riformiste capaci di tenere insieme la sfida della produttività del lavoro che ci porta la Fiat e che ci porta Marchionne dentro un nuovo clima di condivisione e di patto sindacale. Ancora ci sono punti, io li tratto così velocemente, altrimenti rischiamo di farla troppo lunga, di cui dovremmo discutere e ragionare. Penso alla grande partita delle risorse. Arriviamo finalmente alla fase attuativa del piano energetico regionale. Do un parere positivo rispetto al fatto che nel mese di marzo arriva la prima conferenza regionale ambiente e petrolio. È un fatto ancora positivo che si avvii finalmente l'osservatorio ambientale. Sono tutti passaggi importanti che noi dobbiamo sforzarci di vivere dentro la consapevolezza che green economy e risorse restano un punto di tenuta essenziale per la Basilicata di oggi, ma soprattutto per la Basilicata di domani. E ancora i rifiuti, dove noi scontiamo un ritardo, le percentuali di conferimento in discarica sono altissime, noi dobbiamo sforzarci in ogni modo di abbassarle. C'è un dato che mi rimbomba quotidianamente in testa quando penso ai rifiuti. Pensate che nei paesi migliori d'Europa il conferimento in discarica è pari solo all'8% dei rifiuti solidi urbani. Questa media scende come si scende in Europa, in Italia arriva al 45% e in Basilicata sale ancora di più. Questo significa che dobbiamo ancora lavorare per trasformare questa problematicità in risorsa, come molte volte ci siamo detti. In una parola, in una frase, noi dobbiamo sforzarci di segnare la regione del domani, la Basilicata del prossimo decennio, una regione moderna, aperta, connessa, che punti fino in fondo sulle proprie risorse naturali e immateriali, le proprie risorse umane, che concentri le proprie risorse in alcuni investimenti strategici fondamentali e che poi giochi la partita della connessione con il Mezzogiorno. Io anche su questo penso che noi dobbiamo ribadire con forza un impegno che manca, l'impegno del governo nazionale che non ha la testa al sud,
e che oggi più che mai, lo dico con una parentesi velocissima, alla luce del nuovo vento che proviene dal Nord Africa, da questi moti democratici nati nelle ultime ore, a cui esito ancora non è dato sapere, può dare una nuova centralità al Mediterraneo, a questo pezzo di terra. Eppure la strategia di Barcellona, che segnava esattamente l'investimento dell'Europa in questo pezzo di mondo, è apparsa debolissima ed oggi è quasi scomparsa dal nostro dibattito. Allora mi chiedo se non può essere una regione cerniera del Mezzogiorno come la nostra a riporre con forza il tema di una ripresa di dibattito rispetto alla funzione euro-mediterranea che noi siamo chiamati ad esercitare. Sulla base di questa impostazione, sulla base del ragionamento che oggi vorremmo compiere, noi dobbiamo ridefinire i confini, i contorni progettuali della stessa alleanza del centrosinistra lucano, senza alcuna pretesa di egemonismo, che spesso ci vengono portati come critica, ma nella consapevolezza del ruolo guida della nostra coalizione. Noi possiamo e dobbiamo dare più condivisioni, ma chiediamo anche più corresponsabilità e più coerenza, quella coerenza che in alcuni passaggi, anche nelle ultime giornate, non sempre abbiamo visto. Abbiamo la consapevolezza, noi più di altri, di dover alzare l'asticella e chiedere a ciascuno di farlo fino in fondo. E questa discussione, questa riflessione di oggi, che mi auguro sia una riflessione vera e non di maniera, deve essere poi portata in maniera larga e condivisa. Dovremmo portarla in un campo largo, a partire dal PD certo, attraverso un momento di condivisione nei territori, aprendo luoghi di discussione, come pure io mi sforzo di dire che noi stiamo facendo. E io penso che sulla base di questa discussione dobbiamo, Presidente De Filippo, chiedere anche a tutta la coalizione del centro-sinistra di stare su questo terreno. Io immagino che può essere una cosa buona, utile, immaginare che a un certo punto si arrivi anche a una nuova grande assemblea regionale del centrosinistra lucano. Io penso che la discussione di oggi apra un percorso importante, la porteremo ancora più in là. Vorrei confrontarla con i soggetti sociali, con le organizzazioni di categoria, con i cittadini. Abbiamo voluto, abbiamo deciso che non fosse un momento solo per noi, il fatto che ci sono tanti che ci stanno seguendo via internet testimonia che c'è una attenzione. Non è un conclave questo, questa è la direzione del Partito Democratico, eletta da un'assemblea legittimata dal voto di qualcosa come 66.000 cittadini lucani. E la democrazia non è uno scherzo, è una cosa molto molto seria. Io vi invito a vivere questo momento come una reale opportunità e chiedo alla società lucana tutta di sostenere il nostro sforzo dentro una grande consapevolezza che la politica deve fare ancora meglio, ancora di più la propria parte, ma che la politica da sola non ce la può fare. Abbiamo bisogno che le istituzioni funzionino e funzionino meglio, ma abbiamo bisogno anche di un maggiore protagonismo dei nostri cittadini, della pubblica opinione, anche alla stampa, di cui rispettiamo massimamente l'autonomia e la libertà. Chiediamo di essere responsabile e costruttivo, ma noi, amici e compagni, abbiamo più peso e più responsabilità di tutti, la responsabilità di portare questa regione verso il futuro, la responsabilità di garantire un domani alla nostra terra. Grazie. Grazie.